Siamo venuti a Villa Franca d'Asti per la festa del vino e della Bagna Freida, una grande manifestazione cominciata ieri che proseguirà anche domani domenica e che ricomprende anche l'affermato concorso Vini in Villa. Ci sono molti argomenti, quindi tanti spunti a questa bellissima festa, perché poi nel frattempo fuori da questi locali è in atto anche la Notte Viola e quindi veramente tanti spunti, ma cominciamo dal concorso Vini in Villa e quest'anno diciamo possiamo dire che sia una delle edizioni più partecipate, credo. Sì, sicuramente è l'undicesima edizione del concorso, quest'anno abbiamo avuto ancora un incremento di produttori. Ci sono state 180 etichette selezionate e oltretutto anche fuori provincia, quindi anche alcune etichette, parecchie etichette fuori concorso per le quali abbiamo creato più un premio soltanto per quelli che superavano i 90 centesimi, 90 punti, e il premio Eccellenza Piemonte, che abbiamo 8 premiati in questo. Abbiamo i tre vini in Villa d'Oro, che sono i vini in Villa, cioè i tre vini che hanno ottenuto il maggior punteggio nelle loro rispettive categorie, quindi dei bianchi, dei rossi e dei dolci. Dei bianchi il Terrafiore Arnese di Fratelli Novara di Cisterna, dei rossi il Barbera d'Asti Solitaire di Pescaia e dei dolci il Moscato d'Asti del Bricco Cascina delle Rocche di Moncucco. E poi abbiamo avuto, come tutti gli anni, la premiazione anche, ieri abbiamo stato premiato anche il Vino in Villa Bio, ovvero il Vino in Villa, cioè il vino biologico che ha ottenuto il miglior punteggio, che è il Rouvé di Fratelli e Rovero di San Marzanotto. Quindi una grande partecipazione quest'anno al concorso Vini in Villa, ma la peculiarità di questa manifestazione è che voi avete anche cercato di unire questo concorso dei vini, queste fantastiche etichette, ai piatti che presentate anche questa sera, che dopo ovviamente andremo a vedere e magari anche ad assaggiare. Sì, noi abbiamo abbinato alla mostra mercato, che diciamo è collegata al concorso Vini in Villa, la festa del vino della Bagna Freida, che è il nostro piatto tradizionale di Villa Franca, come risulta dei libri storici di cucina, e oltre a questo tutti, anche gli altri piatti sono tutti piatti della tradizione monferrina e anche preparati con prodotti del territorio, perché dalla carne cruda allo stesso zafferano piuttosto che ai salumi, i formaggi, sono tutti quanti di produttori locali, di aziende agricole locali. Così come anche la pasta, gli agnolotti e i gnocchi sono preparati da un pastificio artigianale del Monferrato. Quindi una grande sagra, possiamo dire, a chilometro zero, ma dici cortesemente qualcosa in più su questa Bagna Freida, c'è una ricetta storica, abbiamo detto, contenuta nei libri di cucina, anche l'Avvocato Goria forse l'ha citata più volte, ma in cosa consiste, perché non tutti conoscono? Sì, la Bagna Freida, che oltretutto noi in questa edizione, come già l'anno scorso, è l'anteprima del Bagna Cauda Day, e infatti è proposta anche un piatto particolare con il quale puoi avere ricevere il bavagliolo del Bagna Cauda Day e abbinato con la Bagna Freida, abbinato all'Alta Langa, prodotto principe sicuramente dei vini bianchi del nostro territorio. La Bagna Freida è sostanzialmente un piatto estivo che veniva preparato dai libri storici, risulta da due, di Villa Franca d'Asti, ed è preparato con gli stessi ingredienti della bagna cauda, però vengono pestati a freddo fino a ottenere una pasta fine che viene abbinata, cioè che viene poi mangiata con le verdure tipiche estive sostanzialmente. Bellissimo, quindi adesso non ci resta che andare a vedere questa grande festa, la Notte Viola, che ovviamente è collegata sempre al concorso. Certo, la Notte Viola, perché noi abbiamo ormai da qualche anno stiamo portando avanti questa iniziativa della Notte Viola. Sì, ci sarà la musica fino alle 3, poi alle 3 ci sarà questa gnolottata per chi sarà ancora qua presente o vorrà fare lo spuntino notturno con gli agnolotti. Magari gli agnolotti al vino, che è anche questo un piatto tipico sostanzialmente. Bene, andiamo a vedere allora. We'll be right back.
Allora incontriamo il sindaco, anche perché a me hanno detto, ma io non ci credevo, però mi hanno confermato che questa è una delle poche serate, questa notte viola di Villa Franca d'Asti, che va avanti fino alle 3. Allora mi sono chiesto, ma chi è il sindaco che ha dato questo permesso fino alle 3 di notte? Possibile? Possibile, possibile. Abbiamo, in effetti, abbiamo fatto una deroga all'apertura, alla musica, con tutti i dovuti riguardi al disturbo, quindi ai decibel, alla quantità di decibel, però facendo la notte viola non potevamo chiudere tutto a mezzanotte, quindi abbiamo prolungato fino alle 3 la musica con un livello accettabile e il servizio, diciamo, di cucina con i piatti tipici e quant'altro in questa manifestazione. E comunque la risposta c'è già, perché adesso sono solo le 20 o poco più, possiamo dire che sia già sold out, cioè qui è tutto esaurito già. Certo, sì, i posti no, la gente ha risposto alla grande, come sempre c'è una grossa partecipazione, questo ci rende, ci fa, ne siamo grati e fieri, ecco, perché è una manifestazione importante che ci dà modo, oltre di fare festa qua a Villa Franca e di accogliere parecchia gente che arriva da fuori, dà modo di valorizzare un prodotto tipico del territorio che è il vino. Il titolo della manifestazione Vini in Villa, quest'anno la 11ª edizione, valorizza nel migliore dei modi il prodotto principe, diciamo, della provincia di Asti. Peraltro, scorrendo la lista dei piatti, di quello che viene proposto qua questa sera dal punto di vista gastronomico, è veramente notevole. Dopo magari vedremo anche le proloco intente a preparare questi piatti, ma è veramente una sfilza di cose, che, cioè, al di là della bagna fredda, che poi diciamo il piatto principale, ci sono anche grigliate e tante altre cose. Sì, la bagna fredda è un po' il piatto che è stato presentato come entrée, diciamo, come piatto di richiamo. Poi ci sono dagli agnolotti, agnocchi, gli antipasti, grigliate, spiedini e quant'altro, dolci, un po' di tutto, e vini, assolutamente. Abbiamo 250 etichette di vini dell'astigiano del Piemonte, quindi bianchi, rossi, dolci, secchi, ecco, abbiamo col concorso enologico abbiamo tutto il meglio della provincia di Asti, assolutamente, e grazie ai produttori che ormai fanno del vino di qualità, del vino eccellente di alta qualità. E quest'anno anche i punteggi avuti sono notevoli, sono di un vino ottimo. Abbiamo detto della notte viola, fino alle 3 di notte si andrà avanti questa sera, è sicuramente un impegno, ma anche sicuramente molte precauzioni anche da parte dell'ordine pubblico, credo, no? Beh, sì, assolutamente. Ancora quest'anno, che particolarmente sentito questo problema, questa problematica, abbiamo messo in atto e convocato la commissione sicurezza con vigili e carabinieri per verificare tutti gli accessi e la viabilità, mettendo i posti di gli impedimenti, diciamo, gli accessi, e convocato anche la commissione pubblico spettacolo per quanto riguarda tutte le strutture, i palchi, i gazebo e tutte le impiantistiche elettriche e quant'altro. Quindi abbiamo cercato di rispettare al massimo le direttive che ci vengono fornite dalle istituzioni, ecco, perché è un argomento molto delicato e purtroppo di grande attualità.